Oggi chiudiamo la mostra su Carlo Bo e anche quella su Tonino Guerra, che sono due eventi che fanno sì che la Fondazione Carlo e Marise Bo, oltre che essere custode di un patrimonio culturale preziosissimo, lo rende vivo, lo mette a disposizione delle persone, creando degli eventi come è stata la mostra, di cui stiamo presentando il catalogo. Un evento importante anche perché si collega con l'attività del Centro Teatrale Universitario Cesare Questa e che si chiuderà con una performance che tende a dar voce a quello che è la parola scritta, perché solo con la voce, col corpo, col movimento si crea un contatto sinergico con un pubblico che può arricchire le parole lasciate sulla pagina scritta. E in un certo senso questo è un modo per rispettare e rinnovare la grande eredità culturale e spirituale che ci ha lasciato Carlo Bo. Altri eventi di questo tipo si faranno poi in seguito, ma questo è particolarmente significativo perché riunisce una che è una tradizione importante della Fondazione Carlo e Marise Bo, che alla grande letteratura, alla grande cultura ha sempre dato voce, prima di tutto con le letture ad alta voce e poi con eventi come questo che uniscono la visita al Palazzo Passione ai Paciotti con una performance che riporta sulla scena i grandi testi di Carlo Bo. E questo chiude un capitolo della nostra attività, ma come tutte le porte che si chiudono, poi se ne apre un'altra verso eventi futuri, perché noi abbiamo portato all'interno della Fondazione la voce della cultura alla gente, poi la porteremo anche per le strade della città, fra la gente che viene a visitare Urbino e che vedrà una città come pensava Carlo Bo e come voleva immaginare Carlo Bo, una città viva, piena di voci, piena di persone che, come nel Rinascimento, accrescono in continuazione un patrimonio culturale che è affidato alla storia, ma non per restare immobile, bensì per diventare vivo e per parlare al futuro. Il termine estremo di chiusura di questo racconto, termine cronologico e spirituale, è il 1951, e lo dico volentieri qua in questa nuova cornice nella quale appunto stiamo parlando, cioè una sezione della mostra che ha riallestito in un qualche modo anche il salotto del grande maestro. Ecco, il 1951 che è l'anno che suggella l'incontro e l'inizio della collaborazione con l'architetto De Carlo, della collaborazione fra Carlo Bo, dobbiamo dire anzitutto una collaborazione di pensiero fra Bo e De Carlo, poi la collaborazione evidentemente di De Carlo con questa città che da un primo incarico legato unicamente o contestualmente al Palazzo dell'Università, Palazzo Bonaventura, poi diventa un ripensamento dell'idea stessa di città e di città di Anfione, ecco, cioè una città costruita sul canto, costruita sulla parola poetica, secondo il mito che ci ha ricordato il grandissimo Rosario Assunto, amico ovviamente di Carlo Bo, ma soprattutto professore, pensatore, filosofo per tanti anni in questo Ateneo, nel quale appunto ha scritto, poi ha pensato la propria filosofia del paesaggio. Ecco, la città di Anfione, come dire che la città si costruisce come idea di comunità sulla affondo nella essenza stessa della parola poetica che fonda l'esistente secondo un pensatore come Heidegger e secondo i poeti stessi
dell'ermetismo, secondo il pensiero di Carlo Bo, i quali appunto riposero nella parola poetica la sostanza della ricerca d'anima più autorizzata e più completa che appunto la vita umana possa condurre, possa affrontare e possa in un qualche modo compiere. Quindi 1151 come i margini estremi di una navigazione che è una navigazione dentro l'anima di Bo ed è una navigazione all'insegna della continuità fra i due grandi poli appunto della sua riflessione e della sua continua indagine non solo della letteratura ma anche studio dell'uomo, appunto memore di quegli autori francesi che così lodava e così amava e così tanto e dei quali è stato così tanto in compagnia appunto per tutta la vita. Parola poetica, letteratura, lettura e comunità. Ciò che poteva sembrare per Carlo Bo circoscritto alla sola dimensione del grandissimo, infaticabile, enorme lettore di autori, quindi circoscritto in un qualche modo alla pagina e come relazione all'oggetto libro, invece attraverso l'esperienza cui dà luogo l'incontro con l'architettura, l'incontro con la città, appunto, quindi l'incontro con la comunità si apre e diventa un completamento di quella ragione di vita che così lo scuoteva in alcune tarde interviste, laddove pensava di non aver fatto tutto quello che avrebbe potuto come persona, come umano, essendosi dedicato principalmente alla lettura e alla lettura della vita. In realtà queste preoccupazioni, questi turbamenti sono risarciti da tutta l'opera di Bo come autore di parola alle radici di questa nuova figura della città di Urbino che è stata immaginata interamente appunto nelle sale della sua università e dalle straordinarie voci appunto che l'hanno abitata e che l'hanno resa così grande, in particolar modo in alcune stagioni.